Se vi dico Jurassic Park, una delle prime 5 parole che vi verranno in mente sarà sicuramente la parola ambra. Questa resina vegetale fossile è famosa appunto perché nel film ci trovano dentro la zanzara, che è appunto il dinosauro, eccetera eccetera. Però, film a parte, abbiamo imparato una quantità di cose da capogiro grazie alle ambre. Ma sono proprio le ambre più interessanti, quelle ad avere anche un lato oscuro poco conosciuto. E lo vediamo insieme oggi. Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Quest'oggi si parla di ambre, delle varie tipologie e appunto di questo lato oscuro a cui ho accennato. Se siete nuovi sul canale vi do ovviamente il benvenuto, fa piacere che siate arrivati, spero vi troverete bene. E vi ricordo, e questo vale per tutti, che mi potete seguire non solo qui su YouTube ma anche su Instagram, dove sono attivo ovviamente quotidianamente. Su Spotify c'è il mio podcast Zoo Podcast e soprattutto ragazzi, oltre a YouTube, seguitemi anche sulla piattaforma, quella lì viola che inizia con la T, che si chiama tipo Nintendo Switch, quella delle dirette per intendersi, perché appunto faccio un sacco di cose anche lì e poi quando tra l'altro le dirette scadono da lì vengono ricaricate sul mio secondo canale. Comunque trovate tutto in descrizione. Vabbè, torniamo all'ambre. Come mai sono così importanti a livello paleontologico? Allora, come penso molti di voi già sapranno, le ambre sono delle resine di antichi alberi che nel corso dei milioni di anni si sono fossilizzate. Però prima di fossilizzarsi, quando sono ancora appunto resine viscose, possono intrappolare al loro interno piccoli organismi o parti di essi. Perché è così importante? Perché la fossilizzazione distrugge i tessuti molli, altera ovviamente quando presenti le ossa deformandole e soprattutto è un processo distruttivo che raramente ti fa arrivare qualcosa di veramente intatto. La fossilizzazione in ambra è diverso perché a quel punto, quando ci rimane dentro un organismo, viene conservato a livello tridimensionale, conservando anche i tessuti molli. Pensate quindi alla grandissima opportunità di avere conservato integro in tre dimensioni un animale piccolo come un insetto. A maggior ragione vi parlo di animali piccoli perché gli animali molto piccoli hanno meno chance di fossilizzarsi perché sono ovviamente molto più fragili, è più facile che si conservino degli organismi con delle ossa veramente molto molto robuste. Se si parla di piccoli insetti, quindi invertebrati con un esoscheletro di chitina, capite bene che è molto molto improbabile. Le ambre si distinguono in base alla provenienza. Una molto famosa è ad esempio l'ambra dominicana, che viene per l'appunto dalla Repubblica Dominicana. Risale al Miocene, è il risultato appunto della fossilizzazione della resina di una pianta leguminosa che si chiama Himenea protera e, diciamo, risale ad un intervallo di età che va dai 25 milioni ai 40 milioni di anni fa. Piccola curiosità, l'ambra dominicana sarebbe l'ambra su cui si fonda Jurassic Park, per dire. Però è un'ambra più recente del Mesozoico, quindi anche ammesso che fosse possibile fare il discorso di Jurassic Park, di prendere il DNA dalla zanzara, eccetera, ovviamente non ci troveresti lì del DNA dei dinosauri non aviani, perché non c'erano già più al tempo. Visto che ho tirato un ballo Jurassic Park, sappiate che le riprese del film erano iniziate il 24 agosto del 1992. Due settimane dopo l'inizio delle riprese, per la prima volta nella storia, fu annunciata l'estrazione di DNA di un animale estinto dall'ambra. Piccola ma non troppo parentesi, gli autori dello studio erano Cano, microbiologo, e Poynar, un suo ex allievo, che tra l'altro era anche uno degli autori di una ricerca del 1982 in cui, assieme ad alcuni suoi colleghi della University of California, si parlava della possibilità di recuperare DNA di specie estinte da campioni conservatisi in ambra. Badate bene, al tempo nessuno lo aveva mai fatto, non era stato mai clonato DNA estinto, tuttavia Crichton trovò questa ricerca molto interessante e quindi gli sembrò una buona idea su cui basare un noto romanzo di fantascienza che poi uscì nel 1990. Comunque, da cosa lo estrassero il DNA? Allora, lo estrassero da un'ape. Un'ape chiamata Proplebeia dominicana è contenuta appunto in un pezzo di ambra dominicana vecchio di 30 o 40 milioni di anni. Come fecero? Beh, allora, praticamente prima sterilizzarono ben bene l'ambra, poi la ficcarono in azoto liquido dove congelò e si spaccò, poi raccolsero i campioni all'interno e li macinarono, dopodiché i frammenti di DNA ivi contenuti li amplificarono molte volte in vitro, con una tecnica molto usata in biologia molecolare che si chiama PCR, ovvero reazione a catena della polimerasi, che
non solo ti amplifica varie volte il frammento di DNA che te gli dai, ma ti ricostruisce anche la parte complementare. E dopo di loro ci hanno provato altre volte, con altri insetti, tra cui coleotteri e termiti. Certo, si parla di frammenti di DNA veramente piccini, però capite che, caspita, erano frammenti di DNA appartenuti ad insetti estinti 6 milioni di anni fa. Quindi era una roba di una portata clamorosa nonostante tutto. E come mai quindi non se ne sente più di tanto parlare oggi? Beh, purtroppo l'entusiasmo scemò abbastanza presto, perché quando poi hanno riprovato a fare questi esperimenti non hanno mai dato esito positivo. Quindi è molto probabile che in realtà il DNA che veniva fuori da tutta l'indagine non era il DNA dell'insetto, ma era dovuto a contaminazioni. Cioè, basta che, mentre sei a fare le tue operazioni, passi di lì una spora fungina o ti ci caschi un frammento di pelle e ti si invalida tutto. Quindi, ad oggi, sappiamo che questi esperimenti non funzionano e non è possibile, ovviamente, fare una roba come si vede in Jurassic Park. Il DNA non rimane leggibile per così tanto tempo. Certo, poi ultimamente in realtà si è parlato anche in un paio di studi della possibile presenza di tracce di quello che era il DNA in alcune ossa di dinosauri molto molto ben conservate. Ma il fatto che tu riesca comunque a rintracciare, per così dire, la firma chimica della struttura non vuol dire poi che tu sia in grado di leggerla, mettiamola così. Quindi ad oggi Jurassic Park è fantascienza. Un altro tipo di ambre molto apprezzate e ritenute molto preziose sono le ambre baltiche, che vengono dall'Europa dell'Est e del Nord. I loro giacimenti sono i giacimenti d'ambra più estesi del mondo e probabilmente anche quelli studiati da più tempo, perché già nel XIX secolo erano studiati. Tra l'altro, le ambre baltiche vengono al 90% da una singola fonte botanica, ma quale essa sia ancora non è chiaro. Questi due sono tra i tipi di ambre più famosi, ma di certo non sono i soli. Tra l'altro, l'ambra, vi ho detto, no, è resina fossile. Ci sono anche delle ambre, per così dire, più giovani, che non sono considerabili come vere e proprie ambre, perché sono resine subfossili. E in quel caso si parla di copale, che è una resina subfossile, appunto, di minor pregio dell'ambra, anche perché è più fragile, in virtù della sua giovane età. Qualche ambra fossile c'è anche in Italia. Mi viene in mente la simetite, che viene dalla Sicilia, risale al Miocene e prende questo nome dal fiume Simeto, da cui proviene. Dentro ci hanno trovato come inclusione anche qualche specie nuova per la scienza, principalmente insetti. Piccolo disclaimer per chi magari non lo sa, i fossili in Italia non si possono raccogliere perché sono considerati proprietà dello Stato. A proposito di insetti in ambra, per via di Jurassic Park, molto probabilmente gli insetti sono il tipo di inclusione in ambra più famoso in assoluto presso il grande pubblico. Comunque, a prescindere dal film, effettivamente sono state descritte una marea di specie di insetti contenute in ambra, specie che, come vi dicevo all'inizio, magari non si sarebbero nemmeno fossilizzate perché è fragile, quindi è grazie all'ambra se sappiamo che esistono. Per esempio, nel 2016 è stato pubblicato uno studio su Current Biology che descriveva la Ceratomyrmex, una sorta di formica unicorno, come l'hanno chiamata, vecchia di 99 milioni di anni, quindi risalente al Cretaceo, e proveniente dal Myanmar. In effetti, un altro gruppo di ambre fenomenali sono proprio le ambre birmane, delle ambre provenienti dal Myanmar, appunto, e risalenti al Cretaceo. Sono delle ambre che ci hanno regalato delle sorprese pazzesche. Per esempio, nel giugno 2019 è stato pubblicato su PNAS uno studio che descriveva la prima ammonite racchiusa in ambra. Si tratta di un esemplare di circa 12 cm di diametro che ha subito una leggera deformazione post mortem e che sulla base di datazione e morfologia sembra essere un giovane del genere Puzzosia. E voi mi dite, sì no, ma bellina, è la prima ammonite in ambra, sì figo, però nel senso, perché è così eccezionale? Beh, ragazzi, qui c'è la possibilità di risolvere uno dei più grandi misteri della paleontologia. E non scherzo, perché le ammoniti, le conoscono tutti, sono alcuni degli organismi fossili più iconici di sempre, sono uno dei simboli, se vogliamo, no, della paleontologia. Ne abbiamo classificate tantissime specie, ce ne sono un botto di esemplari in tutti i musei, ma nessuno sa come erano fatti i loro tessuti molli. Già, avevano un cappuccio carnoso come i nautili? Quanti tentacoli avevano e come erano fatti? Nessuno lo sa. Però, come vi ho detto, l'inclusione in ambra ci viene in aiuto, perché include al suo interno degli organismi conservandoli in modo tridimensionale e conservando soprattutto i tessuti molli. Peccato che in questo caso l'ammonite è vuota e quindi nisba, eh?
Quindi insomma, zero ciccia, ci si terrà in mistero per un altro po', che vi devo dire. Comunque sia, insieme a questa ammonite dentro l'ambra, c'erano anche dei gusci di gasteropodi vuoti. Quindi è possibile che queste fossero conchiglie vuote, spiaggiatesi, e che quindi l'ambra ci è cascata sopra quando erano già sulla spiaggia e le ha incluse. Quindi non era un'ambra che è cascata purtroppo su degli organismi vivi che erano in acqua, includendoli. Pazienza. Ma attenzione, parlando di ambre birmane e reperti spettacolari, nonostante siano più famosi gli invertebrati, non sono i soli. Infatti nel 2016, per fare un esempio, è stato pubblicato uno studio in cui sono stati descritti 12 esemplari di varie lucertole appartenenti a 5 gruppi diversi, conservati in vari frammenti d'ambra. E gli autori li hanno trattati come la paleofauna a lucertole più ricca e diversificata mai testimoniata a livello di inclusioni in ambra. Nel 2018 è stato descritto un serpente neonato conservato in queste ambre e nel 2016 erano stati addirittura descritti due frammenti d'ambra che racchiudevano le ali di un piccolo uccello enantiornito. Quindi per la prima volta, grazie a queste ambre, abbiamo avuto la possibilità di vedere conservate in tre dimensioni le ali di un vertebrato mesozoico. Nel 2017 addirittura è stato descritto ciò che rimane di un pulcino di enantiornite conservato in ambra. Tra l'altro, chi sono gli enantiorniti? Allora, gli enantiorniti sono un gruppo di uccelli oggi estinto, che era in realtà il gruppo di uccelli più abbondante e diversificato durante il Mesozoico. Però anche loro si estinsero 66 milioni di anni fa, dopo la grande catastrofe appunto di fine Cretaceo, dell'asteroide, eccetera, che sappiamo, e quindi gli unici uccelli poi a sopravvivere a quella catastrofe planetaria sono stati poi gli antenati degli uccelli odierni. Comunque, gli enantiorniti al tempo erano molto diversificati. A parte questo, comunque quel pulcino lì è spettacolare, c'ha tutto il piumaggio conservato e addirittura una zampa completa di polpastrelli e tutto il resto, cioè eccezionale. E tra l'altro, siccome gli uccelli sono dinosauri, è comunque un dinosauro conservato in ambra. Ma anche parlando di dinosauri non aviani, cioè non uccelli, queste ambre delle sorprese notevoli ce l'hanno fatte. Nel dicembre del 2016, ad esempio, è stato descritto un frammento di ambra contenente ciò che restava della coda di un piccolo dinosauro. Pazzesco, è un frammento di pochi centimetri, che conserva tra l'altro anche le piume, ovviamente, e che non è così facile da classificare con certezza, data la sua natura frammentaria, però è una roba pazzesca se ci pensate. Nel solo 2018, grazie a queste ambre, sono state classificate 321 nuove specie fossili, solo grazie alle ambre birmane. Ma veniamo agli studi su quest'ambre fatti nel 2020. È stata pubblicata un'altra ala di enantiornite, ma soprattutto voglio soffermarmi su un altro studio, che poi è il motivo per cui ho deciso di fare questo video. Qualche mese fa sicuramente vi sarà balenata davanti agli occhi la notizia del più piccolo dinosauro mai trovato in assoluto. Si tratta appunto della testa di un piccolissimo dinosauro conservatasi in ambra. La testolina è lunga meno di 4 cm, quindi intero doveva essere un animaletto della taglia di un colibrì, quindi molto piccolo. È stato battezzato Oculodentavis caungre e ha fatto veramente il giro dell'internet questa notizia, ha fatto un sacco di scalpore, dovunque si parlava del più piccolo dinosauro mai trovato, eccetera. Quindi questa notizia è stata molto chiacchierata alla sua uscita. Ed è stata molto chiacchierata anche dopo, per due motivi di cui appunto parleremo presto, ma un attimo che mi sfogo. Una cosa che ho volutamente omesso parlando di questa scoperta è che gli autori hanno considerato Oculodentavis come un uccello. Di fatto lo sappiamo, gli uccelli sono dinosauri, quindi pubblicare una notizia parlando del più piccolo dinosauro mai ritrovato di fatto non è sbagliato. Ma perché quelli che scrivono queste notizie si ricordano che gli uccelli sono dinosauri solo quando gli fa comodo? Perché di fatto i record si sa che fanno notizia. È chiaro che se io trovo il più piccolo di qualcosa, il più grande di qualcosa, il più pesante di qualcosa, è chiaro che fa più notizia. Come d'altronde fanno notizia ai dinosauri non aviani, perché molto spesso la gente considera come dinosauri solo quelli, senza pensare agli uccelli. E allora perché vi ricordate che gli uccelli sono dinosauri solo quando vi fa comodo? Perché di fatto durante l'anno vengono descritti degli uccelli fossili nuovi per la scienza. Non è un accadimento per fortuna così raro. Però quelli non vengono mai presentati come dinosauri.
solo quando gli fa comodo. E quindi questa cosa mi fa un po' imbestialire, anche perché molto spesso quegli uccelli lì che vengono descritti hanno un valore scientifico pazzesco. Quindi, vabbè, gli interessava e gli conveniva parlare di Oculodentavis mettendo la dicitura dinosauro e facendo i furbi, l'hanno fatto e vabbè. Magari gli uccelli fossili normali agli occhi del pubblico non sono così eccezionali come per esempio sono altre cose, per cui vabbè, hanno utilizzato questa dicitura perché probabilmente la parola dinosauro gli fa fare più ovviamente condivisioni. Però vabbè, almeno non è sbagliato, se non altro. Certo, ho detto fra noi, clickbait per clickbait, titoli come scoperto il più piccolo uccello, se li potevano giocare, però vabbè, insomma. Ma venendo al sodo, perché questo uccello è così chiacchierato anche dopo la sua pubblicazione? Beh, tanto per cominciare, perché probabilmente non è un uccello. Infatti, subito dopo l'uscita dello studio, diversi membri della comunità scientifica che si occupano appunto di paleontologia hanno cominciato ad esprimere i propri dubbi sull'interpretazione che hanno fatto gli autori di questo studio su questo animaletto. Infatti, il cranio, più che a quello di un uccello, somiglia per diverse sue caratteristiche morfologiche a quello di una lucertola. Già nello studio, in realtà, gli autori avevano notato che l'anello sclerotico, ovvero un anello di placchette ossee che sostengono l'occhio, fosse largo e fatto da ossicini a forma di cucchiaio. Morfologia questa che si ritrova solo nelle lucertole, per quanto ne sappiamo. Sebbene nel passo di capire praticamente tutti siano d'accordo nel mondo scientifico che Oculodentavis non è un uccello ma probabilmente una lucertola, va detto che una risposta ufficiale a livello di pubblicazione non c'è stata e che i dubbi della comunità scientifica sono stati espressi dai singoli attraverso post pubblici o blog. Lì e colleghi stanno però effettivamente preparando una risposta ufficiale allo studio, la quale è già consultabile al link che trovate in descrizione, ve lo lascio. Però occhio, perché lo studio comunque che potete leggere lì è in preprint. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ancora non ha passato la fase di peer review. Un articolo prima di venir pubblicato viene sempre revisionato da esperti di settore che rimangono anonimi e che fanno correzioni e suggeriscono modifiche. Ecco, quello studio è in preprint, quindi questa fase ancora non l'ha passata, questo ve lo dico per chiarezza. Comunque ve lo lascio in descrizione. Quindi, questo fossile è stato prima chiacchierato per lo scalpore che ha fatto al momento della pubblicazione, poi chiacchierato perché probabilmente l'interpretazione degli autori, per quanto dicono gli esperti, è sbagliata, e poi anche per un altro motivo. Senza stare a girarci intorno, il sapere scientifico derivante da quest'ambre ha un costo a livello umano, perché derivano da una zona di conflitto, lo stato di Kachin, in cui ovviamente, vista la pericolosità della zona, gli scienziati ovviamente non possono andare a fare ricerche sul campo. Però lì ci sono dei ribelli in lotta che competono tra di loro per il guadagno risultante appunto dallo sfruttamento dei giacimenti d'ambra e delle altre risorse naturali. Paradossalmente, la presenza di ambre dal grande valore scientifico in questa zona alimenta i conflitti, perché hanno anche un grande valore economico. L'ambra poi viene venduta all'estero, di norma ovviamente di contrabbando, e di solito passando attraverso la Cina. I ribelli, con i soldi guadagnati, ci comprano armi e finanziano la guerriglia. Il governo ovviamente prova ad ostacolarli, impedendo loro di sfruttare questa importante risorsa economica, ma ovviamente lo fa, non andandoci più di tanto per il sottile. Per non parlare poi di come viene presa quest'ambra, perché le miniere in cui si trova sono dei posti molto molto pericolosi, in cui le condizioni di lavoro sono tremende. Pensate che i lavoratori sono costretti a scendere in buchi verticali profondi fino a 100 metri, in qualche caso, senza avere nessuno che si occupa di loro a livello medico. Cioè, in caso di infortunio, ognuno fa per sé. In pratica, scendono lungo questi pozzi verticali, quando trovano un giacimento d'ambra iniziano appunto a scavarlo con strumenti a mano per poterlo appunto estrarre. Solo che a volte i cunicoli sono molto stretti e quindi si usano minorenni, talvolta anche bambini, perché giusto, ci mancava giusto un po' di lavoro minorile in tutto questo pupurri di roba. Comunque, voi mi direte, vabbè, ma non sono mica schiavi, cioè saranno stipendiati. Beh, diciamo che loro trattengono una parte del ricavato della vendita di queste ambre, che è il 10%. Quindi cagati addosso, insomma. Nel 2017 gli elicotteri dell'esercito hanno sorvolato questa zona lanciando volantini che servivano ad avvertire
minatori e in generale residenti di queste zone di un imminente intervento militare e quindi dare il tempo di scappare. Comunque, negli attacchi aerei successivi furono distrutti alcuni giacimenti d'ambra in mano ai ribelli. Tuttavia, un rapporto delle Nazioni Unite del 2018 riscontrò che, per via di queste operazioni, erano morti 4 civili e, per via della militarizzazione dell'area, ne furono intrappolati più di 5.000. Alle Nazioni Unite addirittura qualcuno ha chiesto che alcuni generali dell'esercito venissero incriminati per crimini contro l'umanità. Tra l'altro, da quando il governo ha preso in mano queste zone, le tasse sui lavoratori che estraggono l'ambra si sono fatte ancora più salate. E già, vi dicevo prima, gli rimaneva veramente poco e nulla in tasca. Tant'è che si parla, e non sto scherzando, come in Africa ci sono i Blood Diamonds, qui si parla di Blood Amber. E c'è anche un altro problema, il Myanmar, siccome queste ambre vengono vendute tutte all'estero, sta perdendo anche un importante patrimonio paleontologico. Perché di norma i paesi hanno delle norme che impediscono ai loro fossili di lasciare il paese, mettiamola così, in modo incontrollato, per non andare incontro a una perdita del proprio patrimonio paleontologico. E invece è quello che sta succedendo in Myanmar. In un'intervista telefonica pubblicata su Science Mag, ve la lascio in descrizione, uno di questi lavoratori che estrae l'ambra ha addirittura detto che i lavoratori che la estraggono non hanno idea del perché gli scienziati siano così interessati in particolar modo all'ambra con gli animalini dentro. E infatti ha detto, al telefono, ma se lo sapete ce lo potete dire per favore, perché siamo curiosi. Questa cosa fa un misto di, non so, di amarezza e di tenerezza insieme, non so come dire. Negli anni diversi paleontologi si sono esposti invitando a boicottare il commercio di questo tipo di ambra al fine di ottenere esemplari di alto valore scientifico. E c'è anche un altro problema. Molti di questi esemplari di ambra con la sorpresina dentro sono in mano a collezionisti privati. E questo perché è un problema? Perché molto spesso chi è un collezionista non vuole che i propri reperti siano appunto studiati, con la possibilità che magari vengano danneggiati dalla scienza. E anche se comunque vengono prestati per degli studi questi campioni, è comunque un problema, perché nella scienza tutte le cose devono essere riproducibili. Quindi se io descrivo un campione in ambra e tra qualche anno voglio praticamente ridescriverlo, oppure mi serve per un altro studio per compararlo con altro, eccetera, magari il collezionista me l'ha dato in gestione la prima volta, ma non è detto che lo rifaccia una seconda e una terza. Quindi è un problema, perché anche se io ho accesso al campione, lo ho per un tempo limitato e la cosa non è riproducibile. E per la scienza è un problema. Fermo restando che diversi, come vi dicevo, non vogliono proprio che i loro campioni, che magari hanno anche una discreta importanza scientifica, vengano studiati. La Society of Vertebrate Paleontology ha anche pubblicato appunto una lettera aperta, un esposto ufficiale, per parlare di questa cosa, perché effettivamente ci vogliono degli standard etici anche in questo tipo di ricerca scientifica. In questo senso ringrazio Alessandro Chiarenza, paleontologo italiano che fa parte della società e che mi ha tenuto informato durante appunto la stesura di questo esposto e mi ha detto anche quando è uscita, quindi grazie mille Alessandro. Tra l'altro, se la volete leggere ve la lascio in descrizione. Gli editor delle riviste scientifiche possono essere, diciamo, tra i primi a settare gli standard etici di questa faccenda, rifiutandosi di pubblicare studi che si basano sulla descrizione di questi campioni di ambra di cui magari non si sa con certezza la provenienza o che derivano appunto da collezioni private. Fortunatamente diverse altre riviste stanno incominciando a raccogliere l'appello della Society of Vertebrate Paleontology, per esempio Acta Paleontologica Polonica o il Journal of Systematic Paleontology hanno fatto degli esposti ufficiali in cui dicono che non pubblicheranno articoli che descrivono campioni di ambre provenienti da queste zone. A onor del vero va detto comunque che gli autori del paper di Oculo Dentavis nel materiale supplementare dello studio avevano anche una dichiarazione etica che, se volete recuperare, vi lascio in descrizione. Non ve l'aspettavate, eh? Purtroppo, per quanto si rimanga estasiati di fronte a quest'ambre, non è tutto oro quel che luccica. Come sempre, la realtà è più complessa di quello che appare. Era importante parlare di questa faccenda perché, nonostante nell'ambiente comunque fosse un problema noto già da tempo, a livello di grande pubblico non è che sia una questione così chiacchierata, ecco. Quindi, in questo senso, bene che sia stato pubblicato appunto quello studio lì, perché per via appunto della presunta eccezionalità del reperto, quella testolina, no? E
per via poi del dibattito che si è generato dopo sull'errore di interpretazione, eccetera, c'è stato modo di parlare sui social anche al grande pubblico di questo problema e, secondo me, di farlo arrivare a più persone, facendo conoscere una realtà spiacevole che però, insomma, uno, anche se non si immagina, esiste. Quindi, insomma, in questo senso è stata, tra virgolette, una fortuna, se è servito a far conoscere a più persone questa situazione. Ditemi ovviamente nei commenti se e quanto questa faccenda vi ha stupito, perché insomma, mi interessa saperlo. Spero che abbiate apprezzato il video e comunque l'idea, diciamo, di parlare di una cosa che forse devia leggermente dai soliti argomenti, ma che secondo me era importante sapere. Allora, venendo poi al libro consigliato di questo video, vi consiglio La rivoluzione piumata di Andrea Cao, la seconda parte. La prima parte ve l'avevo già consigliata, la seconda invece è uscita di recente. Questo, diciamo, che completa l'altro volume, perché qui si parla dei celurosauri in particolar modo, e quindi in particolar modo dell'evoluzione degli uccelli. E quindi completa, per così dire, la visione d'insieme che l'autore fa dei dinosauri, che era iniziata nel primo volume. Ve lo consiglio, appunto ve lo lascio in descrizione con l'affiliazione Amazon, come sempre, insomma, lo sapete. Tra l'altro c'è anche il link di Amazon con una serie di libri consigliati, che funziona come l'applicazione, trovate in descrizione. Vi ricordo che se volete sostenere la mia attività di divulgazione su YouTube, trovate in descrizione il link per farlo. Per esempio c'è, proprio in cima, soprattutto, il mio progetto di Patreon. Se volete diventare un mangiafoglie sciamante, avere accesso a contenuti esclusivi, il gruppo Telegram, merchandise esclusivo, eccetera, beh, ragazzi, date un'occhiata ai vari tier e scegliete quello che fa più per voi. Vi ricordo ovviamente che mi trovate anche su Instagram, sul sito Viola delle Dirette, che inizia con la T e si chiama tipo Nintendo Switch. Mi raccomando, faccio un sacco di dirette, venite a trovarmi anche lì. E mi trovate anche su Spotify con il mio podcast, Zoo Podcast. Le live, tra l'altro, del sito Viola le ricarico poi sul secondo canale, ma trovate comunque tutto in descrizione. Niente, grazie mille per essere arrivati fin qua, spero abbiate apprezzato questo video e niente, tutte le fonti, le varie robe le trovate in descrizione, lettere ufficiali, eccetera, trovate tutto lì. Niente, ciao, alla prossima!